Nasce tra la magia dei templi di Paestum e il mare cristallino di Agropoli con Nubio Cilentano, il nuovo gusto a base di mandorla creato dal gelataio agropolese Antonio Baratta, che si è aggiudicato il terzo posto del concorso Mandorla d'autore 2021. Antonio Baratta si è ispirato ai profumi e ai sapori del Cilento e della sua terra per produrre il nuovo gusto che ha convinto la giuria grazie all'abbinamento con limone, fichi d'India e nocciole di Giffoni. È stata un'esperienza bellissima, innanzitutto. Ho partecipato come gelatiere dell'Agripestum, dove lavoro tutt'oggi. Devo dire che è stata un'esperienza particolare, perché per me è stato il primo contest, essendo anche un neofita del settore, visto che ho iniziato in gelateria, ma nel lontano, diciamo, 2014-2015, in confronto ad altri ragazzi che avevano già 10, 15, 20 anni di esperienza. È stato bello perché ho potuto apprendere tecniche nuove, conoscenze lavorative, umane, perché ho creato legami con tantissime persone lì e ancora oggi ci sentiamo e cerchiamo, spero prossimamente, di creare qualcosa insieme. Il gusto, insomma, che tu hai creato non ha solo come principale ingrediente la mandorla, ma ci sono anche altri sapori della nostra terra. Ecco, ce ne vuoi parlare nel dettaglio? Sì, il gusto è un gusto molto fresco, stagionale, ma soprattutto territoriale e naturale. Perché territoriale? Perché i frutti, ho utilizzato un fico d'India del giardino praticamente dove lavoro, e il limone come, diciamo, un'aromatizzazione dello zucchero, e poi per finire le nocciole di Giffoni, sempre presi da Slow Food, per creare una nocciola caramellata. Tutto questo però sempre rispettando i canoni di naturalità, ma soprattutto ho creato un gelato vegan per intolleranti al lattosio e celiaci, in modo che tutti possano mangiarlo. Infatti un gelato per tutti. Ricordiamo anche che tu eri in concorso con 350 persone, sei arrivato tra i 14 finalisti e poi ti sei aggiudicato il terzo posto, quindi non è poco, insomma. Diciamo che è nato tutto per gioco. Sono stato iscritto dal mio titolare e di lì mi sono trovato a dover fare un gusto velocemente e fortunatamente sono passato tra i primi 14 e poi ho finito per classificarmi terzo. Ed è bellissimo, ti dico la verità, perché ho conosciuto persone stupende che ancora ci sentiamo, ci scambiamo idee. È bello, il contest mi ha formato tanto, mi è servito tantissimo. Parlaci invece un po' del lavoro tuo più nel dettaglio, ecco, come realizzi i gelati che vengono a degustare all'Agripestum? Io i miei gelati li faccio solo con materie prime scelte del territorio, non per niente penso che la maggior parte, almeno il 90%, siano tutte della zona. Soltanto quelle che purtroppo non posso recepire o non posso trovare qui le devo trovare altrove, ma sempre di qualità. E sì, e con ingredienti di qualità. Questo è il risultato finale, dai. Bene, Antonio, quindi dopo questa esperienza, quali sono i propositi per il futuro? Che cosa ti aspetti da te stesso, ecco, per quanto riguarda il tuo lavoro? Personalmente guardo sempre avanti, con ottimismo. Gareggerò ancora, farò altri contest, voglio confrontarmi con altri gelatieri, perché soltanto così, con la condivisione, si può accrescere le proprie capacità. Bene, Antonio, noi ti ringraziamo per questa simpatica chiacchierata, ti abbiamo conosciuto meglio, abbiamo approfondito un po', ecco, la tua persona, ma anche il tuo lavoro, e non ci resta che invitare appunto tutti gli agropolesi, ma non solo, a venire a assaggiare questo gusto che è disponibile. Assolutamente sì, vi aspetto all'Agripestum e spero che il gusto sia gradito come anche gli altri. Vi aspetto in tanti. C'è un nome di questo gusto, Antonio? Sinceramente l'ho chiamato connubio cilentano, ma proprio perché il connubio è il matrimonio tra la mandorla di Toritto e i prodotti nostri del territorio. Perfetto, allora con questo bel connubio noi ci salutiamo e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a fare questa bella chiacchierata, per mettere in evidenza, insomma, il tuo lavoro, ma anche il tuo coraggio, insomma, come giovane cittadino di Agropoli
per portare in alto sempre di più il nome della nostra città e del Cilento, ovviamente. Grazie.